In collegamento con in 3 minuti Maria Concetta De Marco. Maria Concetta, grazie per aver accettato il mio invito. Essendo io molto sensibile alla tematica, al tema della violenza sulla donna, appena saputo di questo progetto, ed essendo venuta a conoscenza appunto del tuo coinvolgimento, della tua partecipazione in qualità di scrittrice, ti ho immediatamente contattata. Noi tutti siamo ancora increduli, direi sconvolti, per quello che è successo qualche settimana fa alla giovanissima Lorena 40, la giovanissima ragazza di 27 anni, che sarebbe diventata a breve un medico, la cui vita è stata brutalmente stroncata da quello che si definiva il suo fidanzato. Il progetto Un libro per Lorena nasce dall'ultimo tragico avvenimento che riguarda appunto questa ragazza di Favara, Lorena 40, ma non riguarda solamente il fenomeno del femminicidio, bensì anche tutto quello che è violenza sulle donne e quindi stati di assoggettamento, ricatti, minacce, violenze psicologiche. L'instancabile Antonella Monreale, che è una donna dotata di grande sensibilità, ha subito sposato questa causa, chiamando il produttore mecenate romano della Love More Nation, Giampiero Turco, il quale si è dichiarato d'accordo a porre il suo marchio alla realizzazione di questo libro. Si tratta di un libro che sarà composto dalle storie raccontate da 7 donne diverse. Le storie non saranno necessariamente autobiografiche, ma sicuramente porranno l'accento su varie forme di violenza a danno appunto delle donne. Il ricavato del libro sarà devoluto ad un'associazione, quale? Sì, il ricavato andrà ad un'associazione il cui nome è Lorena, sempre nel cuore di Favara. Questa associazione troverà realizzazione quando si sarà concluso il periodo delle restrizioni determinato dal coronavirus. Lo scopo fondamentale di questa associazione sarà quello di tenere viva l'attenzione sulla storia tragica di Lorena, soprattutto durante le varie fasi del processo. Maria Concetta, dunque non si può e non si deve abbassare la guardia affinché appunto qualsiasi tipo di violenza non venga mai sottovalutata. Cosa vuoi dire da donna alle donne che vivono tali situazioni e non hanno il coraggio di denunciare? Mi rivolgo a tutte le donne e dico di fare attenzione ad ogni piccolo particolare, di non abbassare la guardia e di denunciare se è il caso. Spesso siamo portati a pensare che le tragiche realtà come quella occorsa a Lorena siano delle tragedie che appartengano ad altre donne in altre città lontane da noi e non è così, alle volte sono molto più vicine di quanto pensiamo.